Cari amici Tecnocino, siamo allo stand Samsung a IFA 2013 con Samsung Galaxy Gear, ossia l'orologio tecnologico presentato dalla società coreana evolvendo i modelli delle generazioni precedenti. Come vediamo, lo schermo non è così grande come si pensasse prima della presentazione, perché ha una diagonale da 1.63 pollici pari a 41.4 mm, miniatura Super AMOLED da 320x320 pixel. La memoria è da 512 MB per quanto riguarda la RAM e 4 GB per quanto riguarda la memoria interna. Le dimensioni sono di 36.8x56.6x11.1 mm di spessore. Il peso è di 73.8 grammi. C'è una fotocamera sul lato da 1.9 megapixel con autofocus e la connettività Bluetooth 4.0. Facciamo un giro nel menu interno, troviamo le notifiche dei social network, i memo vocali, S-Voice preso direttamente dai Samsung Galaxy, la galleria fotografica della fotocamera, il controller media per tutti i formati multimediali, il pedometro che quindi trasforma l'orologio in un piccolo trainer virtuale, le impostazioni, le applicazioni, il registro chiamate, i contatti e poi l'orologio. Apriamo ad esempio i contatti, ecco tutti i contatti che si possono scorrere facilmente. Torniamo indietro, andiamo nelle applicazioni, troviamo alcune applicazioni come ad esempio galleria fotografica, ma anche applicazioni particolari come ad esempio Golf Navi Demo, che è legata appunto al golf, Line per la messaggistica, My Fitness Pal, una sorta di compagno virtuale di allenamenti, Pat che è l'applicazione del social network, Runkeeper sempre legato al fitness e Runtastic lo stesso. Torniamo indietro, andiamo nel menu legato alle foto, queste sono quelle in memoria, noi vediamo quelle scattate dal dispositivo. Come possiamo vedere, lo schermo è capacitivo e quindi si può fare il multitouch. E questa è una piccola anteprima di Samsung Galaxy Gear.